Praticamente la stufa stanotte è andata in blocco e non si accende più il riscaldamento. Stufa appena installata, non funziona. Ovviamente è sabato, l'assistenza non risponde. Abbiamo la Truma Diesel nuova, la Combi 4 bloccata. Non sappiamo il motivo, c'è un errore. Il 564H. L'idea è quella di andare in albergo per una notte. Abbiamo trovato un albergo che accetta anche i amici e ha un parcheggio dove tenere il camper. E così vediamo, almeno ci diamo l'opportunità di vedere domani mattina. Dopodiché, Di se chiamare domani l'assistenza mattina. tecnica. Passeremo appunto la notte qua perché domani chiameremo l'assistenza Truma. We ask you for a little patience. All our service employees are still in discussion. Do you already know that you can find help with our products on the Truma service blog? Please feel free to visit us there at serviceblog.truma.com. You are now in a waiting position. Sono ormai 20 minuti che sono in attesa di una risposta dal Truma Service. Continuano a dirmi che sono al primo posto di attesa, ma non risponde nessuno. Please feel free to... Dopo ben 27 minuti di attesa, aspetto un secondo, aspetto, sono le 8:27, aspetto le 8:30, anche se sul sito c'è scritto dalle 8 alle. Per i costruttori, selezionare 3. Per l'amministrazione, selezionare 4. Per gli acquisti fornitori... Di nuovo in attesa. Buongiorno, ci scusiamo dell'attesa. Le nostre linee sono momentaneamente occupate. Niente, messo giù. Cioè, guarda che è allucinante. Buongiorno, siete in linea con Dimatec. Non hai tanta pazienza. Buongiorno, ci scusiamo dell'attesa. Le nostre linee sono momentaneamente occupate. Ti preghiamo di attendere. Vabbè, aspettiamo le 9. Un centro assistenza più vicino a lei, quindi almeno un centro assistenza Truma. Naturalmente il centro assistenza Truma, lei avendo in garanzia deve pagare nulla. Ma l'assistenza può darci assistenza in giornata? Sì, in teoria se sono liberi almeno il primo soccorso dovrebbero darmi. E la 4000 o la 6000? La 4000. Era attaccato al 220? Non ero attaccato al 220, no. Ascolti, allora, io comincio a trovarlo intanto il centro assistenza. Sì. Vicino a lei, a Girona, Mundi Remol. Remol. Lei ha un'email? Sì, sì. Allora... Se mi dà l'email, le mando la stazione del Ludovico, così mi trova. Ok? Così le mando uno screenshot con tutti gli indirizzi dei centri assistenza Truma. Va bene, va bene. E... E se non risolviamo, cioè come... Io non posso stare in albergo, cioè cosa faccio? No, certo, no, guardi che magari le camere sono più visibili, che è la porta del più visibile, è la cosa magari banale. Però magari con la, o magari con la diagnosi le aggirano gli errori, non dovrebbe essere più visibile. Va bene. Andiamo a verificare la casa. D'accordo. D'accordo, ma vado lì direttamente o devo prendere un appuntamento? Magari li chiami. Ok. Questa... Vabbè, al massimo ci risentiamo. Grazie. Arrivederci, a più tardi. Proviamo a chiamare questa officina. Adesso mi manda la mappa. Ha detto che è un errore generico. Si sa. Provo ad andare dalla prima officina.
Nel frattempo il display dà sempre errore. Ed è questo errore qui. Errore riscaldatore, nessuna informazione disponibile. Errore combi di 4, errore E564H. Nessuna informazione, rivolgiti all'assistenza. Se clicco segnalare come risolto si resetta l'errore ma poi riparte, e se faccio nulla bisogna, vediamo, aspetterò ancora un quarto d'ora. Nel frattempo scaldo un po' il camper. Mazza che freddo! È ovvio che si è messo a piovere. Questo è il tempo di oggi. Allora, no, è impossibile stare qua dentro. Cinque minuti e arrivo all'officina, sperando che riescano a risolvere il problema e che più che altro mi accolgano. Non è detto, magari sono pieni, devo cambiare officina. Oggi abbiamo 7 gradi questa mattina e sono le 9, le 10 meno 10. Troveremo prima o poi un lato positivo di questa situazione. Lo troveremo. Aggiornamento, questa officina mi ha detto di tornare fra un'ora perché ha il computer impegnato e quindi fra un'ora avranno finito il lavoro e potranno vedere con il computer il problema che c'è. Nel frattempo mi è arrivato un messaggio su WhatsApp dicendomi che probabilmente vanno sostituiti i due fusibili da 10A con dei fusibili da 15A. Non sanno il motivo, ma si vede che la scheda sente che ci sono questi fusibili. Tra l'altro sono fusibili originali, ovviamente sono i fusibili piccoli che io non ho. Svolta a sinistra e prendi Carrer Arnold de Pedraforca. E quindi poi svolta a destra e prendi Carrer Caterina Albert. Il piano è, provo ad andare in un'altra officina. Vediamo cosa mi dicono qua. Vado dentro. Nulla. Non hanno tempo di guardarlo. Adesso provo a tornare nell'officina di prima, perché è un problema con lettere, il computer, abbiamo tante cose da fare, quindi vabbè, quindi adesso cerco l'indirizzo di dove eravamo prima, qui, tanto ormai l'ora è passata. Ok, va bene, vediamo se riusciamo a far qualcosa. E siamo qui con Jordi che si sta connettendo col computer e vediamo se riusciamo a risolvere il problema. Allora, aggiornamento, non abbiamo risolto nulla, anzi, ho risolto che adesso so con sicurezza che è la candeletta, si è rotta la candeletta, non raggiunge la temperatura. Volta a destra e prendi. Inoltre, ho dovuto pagare 63 euro per l'intervento, quindi negativo. Male male. Il motivo è che l'officina, pur essendo autorizzata come installatore Truma, si è giustificata dicendomi che non poteva fare il lavoro in garanzia. Il motivo? Sconosciuto, non si sa. Quindi noi dobbiamo tornare a casa, il viaggio finisce qui. Allora, Valentina ovviamente ha confermato un'altra notte di camera d'albergo, perché non possiamo dormire fuori. E questo scherzo ci è costato un bel po'. Tornato in albergo. Guardate che bello però. Parcheggio proprio sotto l'albergo. No,
Stavi dormendo? Prego, ero davanti al computer. No, purtroppo non abbiamo ricambi per questo tipo. Al più presto una settimana, 10 giorni per averla, perché la dovremmo chiedere direttamente a Truma in Germania. Sì. Non prima di questo. Niente, allora. Va bene, 7 giorni, però sì, deve andare molto bene, purtroppo. Mi dispiace molto. Grazie mille. Di niente. Buona giornata. E buona fortuna. Grazie, arrivederci. Buongiorno, siete in linea con Dimatec. 2 per l'assistenza. Allora, ho chiamato il posto che mi ha indicato, che mi ha dato un altro numero da chiamare un altro posto, perché loro non hanno la candeletta. Ho chiamato quell'altro posto e non hanno la candeletta. Ha detto ci vuole almeno una settimana, 10 giorni, la devono spedire dalla Germania. Il problema è questo. Questo tipo di stufe con la candeletta, quando parte la candeletta, se è una protezione per fusibile, praticamente è come se non lo facesse lavorare al massimo la candeletta. Poi fermo restando che magari potrebbe insieme essere la candeletta, però potrebbe essere un discorso di tolleranza del fusibile, che noi aumentando questa tolleranza riusciamo a far lavorare la candeletta al massimo regime. Ho capito. Va bene, dai, proviamo. Okay. L'ultima spiaggia, dai. Poi. Poi. Vediamo di incrociate e vediamo di ritrovare. D'accordo, grazie, buona giornata. Niente. Buona serata, anzi. A questo punto esco e vado a cercare il fusibile. Sì. Ma dove vai a cercare il fusibile? Elettrauto. Da un elettrauto? O alle Leroy Merlin, oppure credo di avere un fusibile nella. Piccolo, ma non so se da 15 devo cercarlo, nella scheda elettronica, nella centralina del camper, del motore, della macchina. Allora, il camper ha 3 scatole fusibili, 2 all'interno del vano motore, 1 all'interno della cabina guida, e credo che lì io abbia i fusibili quelli piccoli, tipo magari quello dei fari o quello del tergicristallo o quello che ne so, lo estraggo se è da 15 e provo. Quelli da 15 sono questi. Grandi, normali, ma la Truma monta quelli piccolini. Allora, 10, 7 e mezzo, 20, 7 e mezzo, 7 e mezzo. Devo andare a cercarlo. Bisogna stare molto attenti su queste strade, perché il limite di velocità spesso è 30 o 40 km orari. Ti mettono anche gli autovelox e sono mimetizzati, sono grigi, non si vedono. Quindi bisogna rispettare assolutamente la velocità prima di prenderci pure una multa. Allora, sono in una pompa di servizio dove hanno anche il negozio, e all'interno ho trovato i fusibili, 1,30 euro, e a me serve questo qui, azzurro, da 15 ampere. Quindi diciamo che uno step ha fatto, adesso devo rientrare. Proviamo a sostituire il fusibile. Quindi quello che mi hanno detto di fare è di spegnere la centralina. Spegniamo la Truma. Sblocca. Io resetterei prima l'errore. Spegnere. Spegniamo. Spento. Il fusibile è questo qui. Adesso non c'è corrente, sfilo questo fusibile da 10 e inserisco questo qua da 15, alimento, proviamo.
errore. Niente, l'errore persiste, quindi domani si ritorna in Italia. Vado ad attaccare il nostro... Sei un po' scuro però. Sei scuro. Ah, sono scuro, aspetta. Cioè, voilà. Allora, sei scuro lo stesso, ma per un altro motivo. Sì, finisce qui il nostro viaggio. Anzi, c'è un altro viaggio, quello di ritorno. Vado ad attaccare il telepass. Quindi sempre in viaggio siamo. Sei contento? No. Salutiamo il nostro albergo perché ci siamo trovati molto bene. Si chiama Hotel Costa Bella di Girona, un hotel 3 stelle, ma ha veramente dei servizi eccellenti. Sì. Quindi ha una camera da letto ampia, un letto comodissimo, morbido, un king size gigante, materassi e cuscini comodissimi, colazione ricca. Insomma, anche i pasti ci siamo trovati abbastanza bene, devo dire, quindi... Abbiamo mangiato come dei bufali. Sì. E qui finisce la nostra avventura spagnola. Avremmo potuto continuare, magari sostando nei vari campeggi, magari riscaldandoci con una stufetta elettrica attaccati alla colonnina 220, ma sarebbe stata una soluzione troppo onerosa, almeno per i piani di permanenza che ci eravamo prefissati. Abbiamo preferito così rientrare e far riparare la stufa in garanzia, e così dopo una decina di giorni è stata sostituita la candeletta che si era parzialmente bruciata e ancora non sappiamo come possa essere successo. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo lunedì prossimo, sempre on the road, ma questa volta in Italia.